ascolto, eccoci come al solito puntuale con la nostra trasmissione dentro la notizia. Continuano ancora gli ospiti illustri della nostra sede. Questa sera è il compito ed è la volta del presidente del Tribunale per i diritti del malato, appunto che ascolto di parti, il dottor Piero Mattei. Buonasera, presidente. Innanzitutto, che cosa significa questa parola, presidente del Tribunale per i diritti del malato? Io intanto, prima di iniziare, vorrei ringraziare voi di Omnia News perché con la vostra trasmissione date un impulso notevole per portare delle notizie per tutti, sia i pazienti, sia per i medici impegnati, perché c'è effettivamente bisogno. Voi sapete che non tutti comprano il giornale, non tutti leggono, però la televisione la rendono inglese. Quindi io vi ringrazio di questa Grazie opportunità. per le sue parole. E Entriamo allora, subito nel il Napoli. Tribunale dei diritti del malato non è un tribunale Come si intende, come si chiaramente. intende, solamente noi abbiamo un punto di ascolto. Qui la sede è presso l'ospedale Mibatti, nella sala Tindari, e noi riceviamo il mercoledì dalle 10 a mezzogiorno e tutti possono venire a parlare con noi e nel caso in cui pazienti o parenti dei pazienti abbiano delle perplessità su come sono stati trattati in ospedale oppure al di fuori sul territorio, loro fanno una segnalazione scritta e noi in base a quella segnalazione andiamo a verificare attraverso la direzione sanitaria in quale reparto è successo l'avvenimento, l'accadimento e andiamo a chiedere il perché di questa situazione. Evidentemente queste cose non sono per andare a colpire né il reparto, né l'infermiere, né il medico, sono però propositivi, cioè quando uno fa un'osservazione, l'osservazione può essere anche un momento di dialogo con gli altri, ma anche un momento per verificare se si può fare meglio una determinata cosa, Andando ad andando in analizzare, pratica, appunto. andiamo a parlare dei vari reparti. Rispetto al 2013, noi già avevamo fatto una relazione, e in effetti nell'anno 2013 avevamo scritto quale futuro per i PO di Patti, cioè per il presidio ospedaliero di Patti. Perché effettivamente ci sono dei reparti che sono ottimi, altri reparti mancano di personale e soprattutto mancano di personale apicale. E allora, rispetto al 2013, noi abbiamo che un posto apicale nel reparto ostetrico attualmente è stato di recente, diciamo, colmato questa lacuna. E effettivamente devo dire che io ho avuto il piacere di conoscere la responsabile, la primaria di questo reparto, è una persona notevolmente preparata, ma non solo preparata, è anche molto umana, perché noi ci teniamo che i medici abbiano, oltre che la preparazione, questo spirito umanità, cioè essere aperti al paziente. Un paziente, una volta che va in ospedale, diventa succube della struttura, talvolta nemmeno dice i disturbi veri che ha, perché si intimorisce. E allora, se il medico, un primario o l'aiuto o l'assistente o l'infermiere stesso lo mettono in una condizione di poter parlare in modo chiaro, determinati errori non avvengono. Perché quello dirà tutti i sintomi, non ometterà di dire un sintomo che non c'era, dirà quelli più esatti. Ecco, nel corso della vostra attività, Nel sono 3 anni corso mi sembra che
Yeah, voi noi, no, noi abbiamo iniziato questa circa nel 2009-2010. Comunque, noi abbiamo, voi avete in media una presenza, una richiesta di collaborazione da parte di oltre 400 pazienti, anche perché bisogna considerare che non è solo il distretto di parte, ma anche Sant'Agata e tutte le altre zone. E siete voi il punto di riferimento. Ecco, nel corso di questa vostra attività, i punti importanti che voi avete fatto, avete diminuito, avete cercato di far diminuire le liste di attesa. Quindi io volevo entrare. E soprattutto il fenomeno, è il caso di dirlo, fenomeno della pasta scotta, o che pure i cibi arrivavano freddi al letto del paziente. Ecco, voi avete eliminato questo. Rispetto agli anni precedenti, noi abbiamo ottenuto che si facesse una nuova gara per quanto riguardava il vitto e che venissero sostituiti i contenitori. Ora sono in ceramica e il vitto viene confezionato direttamente quando lo facevamo noi e arriva in condizione ottimale, sia con qualità organolettiche buone, ma anche caldo al letto del paziente. A questo proposito io voglio aggiungere che in questi giorni, come tutti gli anni, noi siamo passati con un questionario per vedere come erano stati accolti i pazienti, se avevano avuto la spiegazione da parte dei medici con un senso informato su quale patologie dovevano agire e se il paziente aveva avuto l'opportunità di dire, per esempio, se era allergico, che è allergico a determinati farmaci, per cui non dovevano essere fatti quei farmaci. E devo dire che in quasi tutti i reparti in cui siamo andati, tutti sono rimasti contenti dell'aspetto, appunto, soprattutto professionale e anche umano, di tutti, sia i medici, gli infermieri e gli interventi. I locali pulitissimi, l'igiene e anche la manutenzione dei locali, soprattutto per quanto riguarda i gabinetti, e c'era la presenza della carta igienica. Noi siamo andati a valutare tutte queste cose che sono di primaria importanza per un paziente che talvolta può essere anche disabile e ha bisogno di avere una sedia a rotelle per portarlo da un posto all'altro. Gli abbiamo lasciato anche ai pazienti un foglietto in cui ci sono scritti i propri diritti, dicendo che il paziente che si ricopre è un pagante, non è uno che si ricovera e gli elargiscono le cure perché così è poveretto. No, non è poveretto, è uno pagante perché paga l'ASL, paga 800 euro per una giornata di degenza. Quindi, cerchiamo di dirle queste cose, perché la maggior parte non lo sa. Ecco, è appunto lei, la sua funzione e la sua presenza qui a Omnia News. Ecco, cambiando discorso e parlando sulle prospettive, tutti parlano male dell'ospedale di parte, tutti parlano male, intanto la situazione è attualmente, almeno a giudicare dalle parole che ha detto loro ieri in esclusiva sia a Omnia News che al Giornale di Sicilia, che l'emodinamica ormai è una realtà. Qui da lei aspetti. Poi abbiamo che anche il mammografo spiega il perché non è stato consegnato, perché c'era in atto un ricorso che è stato risolto. Quindi si è soffermato anche sul fatto delle sedi mancanti del primariato. Ecco, ha spiegato che proprio oggi, anzi siamo in attesa di poterci collegare con, se non proprio oggi, ma in questi giorni con il primario, con il general manager Gaetano Sirna, per il fatto che c'era la proposta di chiedere alla regione siciliana, all'assessorato alla sanità, di poter effettuare già i concorsi in modo da eliminare questa grave carenza. Effettivamente da anni noi abbiamo chiesto che i posti apicali venissero coperti, soprattutto per il posto di primario chirurgo, perché un ospedale come quello di Parti deve avere un primario chirurgo a tempo pieno, non può essere a scavalco che viene da un'altra struttura, perché le esigenze di intervento urgente nascono da un momento all'altro e poi il primario è quello che deve formare un'equipe, cioè
formarsi una scuola per cui nel momento in cui c'è qualcosa di grave anche l'aiuto è in grado di poter sostituire il primario. Altro che non è fatto perché la mancanza, ecco, perché non li facciamo tutti, è la mancanza degli anestesisti. Ecco, adesso mancanza, ma gli anestesisti, devo dire, grazie alla responsabile dell'anestesia, responsabile attuale, grazie al suo sacrificio, devo dire che questo reparto va bene, ma poi lei stessa ha attuato un ambulatorio, ha aperto un ambulatorio per la terapia del dolore. Terapia del dolore che è importantissima. Soprattutto per i malati oncologici, ma anche per i malati non oncologici. Purtroppo a questo ambulatorio non afferiscono molti pazienti. Perché? Perché manca l'informazione tecnica, scientifica delle strutture ospedaliere con i medici di base. Quindi io ho auspicato che si faccia un confronto sempre di tipo dialettico ma di tipo scientifico, in modo che i medici di base vengano informati di queste cure per il dolore e cure palliative che integrano le cure ospedaliere. Dato che c'è in ospedale, cerchiamo di quindi si possono determinate cose si possono fare con la buona volontà. Poi passiamo al lato dolente, che sono le liste d'attesa. E però sono diminuite, diciamo, un pochettino. Leggermente diminuite, però per le liste d'attesa ci vuole la buona volontà. Devo dire, avete idea, perché gli operatori, cioè i nobilistica, disturbo, è che mi hanno fatto notare che adesso quando uno telefona al numero verde la risposta non arriva subito, si fanno attendere oltre 3 ore, 4 ore di attesa, e questo è veramente, non dico una vergogna, ma quasi. Sì, infatti bisognerebbe fare invece sì un centro unico, diciamo organizzato a Messina, però questo centro unico deve essere in grado di rispondere per tempo e poi di utilizzare sempre velocemente tutte le disponibilità che ci sono sia a livello ospedale, cioè di convenzionati esterni, e sia di convenzionati interni a livello ospedaliero. Questa è, poi esiste anche l'attività intramenia, ma certamente l'attività intramenia che i medici fanno la devono fare dopo aver esperito tutti l'orario che devono fare e i compiti di istituto. Vabbè, è un corso abbastanza lungo questo dell'altro. No. La cosa intramedia, quindi ci vuole una trasmissione a tal proposito. Ecco, lei entrando con le liste di attesa abbiamo toccato alcuni elementi negativi che ci sono e che non abbiamo trascurato. No, volevo solamente accennare all'emodinamica. Un attimo. Per l'emodinamica, siccome io recentemente sono andato nel reparto di cardiologia e devo dire che sto reparto di cardiologia, grazie alla direzione del dottor Alfonso, oltre a essere pulitissimo, dotato in tutte le stanze di televisione eccetera, c'è un'assistenza da parte di tutti ma molto efficiente, tant'è vero che i pazienti mi hanno tutti sottoscritto nel questionario, è un questionario anonimo, quindi non è in cui c'è scritto ottimo, okay. Ottimo e ottimo. Da parte di volevo solamente dire, il dottore Monzo è una persona seria, professionalmente brava. Forse si è espresso male talvolta dicendo ma questa emodinamica si farà o non si farà. Perché l'ha detto? L'ha detto perché nessuno dei responsabili della direzione generale a livello ingegneristico, a livello strumentale,
è andato a parlare con lui per dire dove si fanno i locali, dove sono per mettere questa attrezzatura. Non è un'attrezzatura da poco, quindi giustamente ha avuto delle perplessità e ce l'ha tuttora, perché è necessario, perché si faccia nel 2015, non sono cose che si fanno da oggi a domani, perché ha bisogno di un determinato personale ad hoc e in più delle strutture. Considerando che il dottor Gaetano Sirna, se effettivamente dice che il 2015 avrà i suoi buoni motivi, quindi poi lui che eventualmente farà una grossa magra figura, all'altra nota dolente, anzi alle altre note dolente, che sono i reparti di nefrologia e dialisi. Com'è questa situazione? Com'è che nefrologia sta per essere chiusa completamente? Beh, la dialisi, la situazione è un pochettino, però no, è la dialisi continuerà però, per la nefrologia è stata fatta una legge a livello regionale per cui sono diminuiti i posti letto in tutte le nefrologie. Evidentemente quella di Bati è andata di mezzo, perché logicamente se si diminuiscono i numeri chiaramente si diminuisce dove ce n'era di meno, e quindi non è un fatto locale, è un fatto diciamo regionale. Se una revisione di questa istituzione regionale, di questa commissione regionale, verranno restituiti dei posti letto, può darsi che alcuni posti letto vengano ridati, perché è un peccato, devo dire, perché la nefrologia, essendo io ex primario ospedaliero, quindi so benissimo come è nata, con quali sacrifici è nata, e che poi era un punto di riferimento per tutta l'area nebroidea. Quindi... Ok. Bene, Presidente, noi la ringraziamo, dalla regia mi fanno cenno che è terminato il nostro tempo a disposizione, per cui ancora una volta la ringrazio, grazie al telespettatore per la cortese attenzione, buon proseguimento con il programma di Omnia News.